settimana su Like. Designer, stilista e blogger nel segno di un fuorisalone sempre più femminile. Samantha Cristoforetti. A 50 anni dal primo passo sulla Luna, la ricerca spaziale trasforma le nostre vite e il design. La patria di Le Corbusier e Mario Botta. La Svizzera ospita musei all'avanguardia dedicati al design. Artisti e creativi si schierano a favore dell'ambiente. È finalmente arrivata, purtroppo è già finita, la settimana più vivace per la città di Milano, la settimana del Design Week, quella del Salone del Mobile. Benvenuti alla puntata di Like, tutto ciò che piace, dedicata alla F Design Week. Ma da dove iniziare se non da Piazza del Duomo? Beh, mi trovo qui al cospetto di questa straordinaria e immensa opera di Gaetano Pesce, ma sta sofferente. Un'opera fatta per denunciare la violenza che le donne subiscono ancora oggi, con le frecce, come il martirio di San Sebastiano, dagli uomini che vengono rappresentati come degli animali, come delle bestie. Questa è una denuncia che vogliamo fortemente rilanciare, parlando di design al femminile, come la manifestazione F Design Week, che si è svolta dal 9 al 13 aprile in Brera, in via Fiorichiari, nel centro del Brera Design District. Una settimana di incontri aperti al pubblico, organizzata da Cairo Editore e da Settimana alle F, con spunti e iniziative per migliorare le nostre città, ma soprattutto le nostre vite. Venite con me. Ho il piacere di parlare con Marisa De Michei, direttrice di F. Allora, quali sono gli argomenti trattati durante la F Design Week? Durante la nostra Design Week veramente spaziamo un po' in tutto l'universo che oggi ha a che vedere col design, che è amplissimo. E com'è il design in rosa? Pensiamo che il design nasce come la veste di una funzione, no? Rendere bello un oggetto che è utile, sì, quindi la poltrona, la sedia, eccetera. Via via il design si è sempre più contaminato con la moda, tant'è che adesso possiamo dire che tu vedi una sedia e hai voglia di averla, a prescindere che ti serva o meno, quindi ti dà un'emozione, entri in contatto con lei, ti abbellisce la casa, ti abbellisce la vita, esattamente come quando scegli un vestito di cui magari non è che ne avevi tantissimo bisogno. Quindi F, che è un femminile a tutto tondo, ha deciso di entrare in questo mondo meraviglioso del design proprio perché sentiamo che ci appartiene, un mondo che ci appartiene. Come il design sta cambiando il volto della città di Milano? Ma lo sta cambiando molto. Devo dire che il design è stato una matrice, un motore del cambiamento di Milano già da diversi decenni. E adesso, a dispetto del fatto che in realtà sia diventato un fenomeno molto più diffuso e molto più internazionale, Milano riesce incredibilmente a tenere un ruolo ancora estremamente centrale. Ma secondo te il design è anche sinonimo di aggregazione? È sostanzialmente sinonimo di aggregazione. Io penso che il futuro del design sia il design inclusivo, il design di condivisione. Quello che interessa è come questa sedia sta insieme a quell'altra, intorno a questo tavolo, come noi stiamo qua e ci relazioniamo a quelli che stanno intorno e cosa succede. Quindi interesserà sempre di più il comportamento che si genera intorno agli oggetti più che la singolo oggetto scultoreo. Ciao Camilla, come si comunica il design sui social e sul web? Io credo che il design sui social vada comunicato in maniera emozionale. Le aziende di design fino adesso hanno sempre parlato molto a loro stesse, agli addetti al settore. Io nei social ho trovato un modo di parlare emozionale ed esperienziale che fa vivere il design alle persone che non lo conoscevano e che si avvicinano a questo mondo che è un mondo bellissimo. Ma lo racconti con i colori, lo racconti con le forme, come fai? Lo racconto con le mie esperienze, attraverso quello che mi piace. Parlando di estetica nel senso più ampio, quanto è importante quella di un blog? Importantissima, soprattutto un blog che vende prodotti estetici, cioè nel senso che il blog è la cornice nella quale tu inserisci i prodotti e soprattutto deve supplire al fatto che tu quel prodotto non lo tocchi, per cui togliendo la parte dell'esperienza che fai toccando un prodotto, annusandolo, provandone la texture, tutto questo devi cercare di renderlo attraverso lo schermo di un computer o di un telefonino che è ancora più piccolo. Il design quanto è importante nel tuo lavoro? Tanto, nel senso che
chiunque usi un prodotto cosmetico guarda anche al packaging. Se una crema ti sembra che abbia una bella confezione, diventa appetibile, per cui fondamentale, sicuramente fondamentale. Che cos'è il design per te e come lo utilizzi? Ma per me è anche un po' quotidianità. Diciamo che sono sempre stata appassionata del mondo della moda e c'è poca differenza tra i due, o meglio, per me è sempre stato un mix perfetto. Lo utilizzo, beh, mi diverto a comprare tutto ciò che può arredare o rendere un po' più particolare quello che fa parte della mia quotidianità. E la scelta dipende, io sono una dal classico colpo di fulmine, quindi se vedo una cosa, me la sento, mi piace, la prendo. Deve essere tua. Deve essere mia. Tessuti super tecnici e arredamento modulabile per ottimizzare gli spazi. A 50 anni dal primo passo sulla Luna, anche la ricerca scientifica diventa lifestyle. E il design si scopre spaziale. Milano Design Week, che rapporto hai col design? Beh, io personalmente non particolarmente intenso, devo dire, però un piccolo aneddoto su questa cosa, ovvero quando ero nello spazio mi è capitato intanto di bere per la prima volta un caffè espresso nello spazio, ma soprattutto di berlo da una tazzina che era stata disegnata apposta per l'assenza di peso. Ecco, quindi questo piccolo lusso che veramente mi è sembrato puramente design, di avere anche il piacere di sentire l'aroma del caffè con una tazzina disegnata apposta per quelle condizioni. Quindi se nascerà un giorno il design, proprio la disciplina del design per lo spazio, per l'assenza di peso, magari quella tazzina verrà considerata il capostipite. Esatto. Qual è il ruolo dei satelliti nella salvaguardia del pianeta? Il ruolo dei satelliti dell'osservazione della Terra è fondamentale, perché è urgente fare qualcosa a proposito di questo grave problema del cambiamento climatico, del riscaldamento globale, e per capire al meglio quali sono le politiche che dobbiamo implementare servono i dati. E quindi questa flotta di satelliti di osservazione della Terra, tantissimi peraltro europei, italiani, ci permettono davvero di poter prendere potenzialmente decisioni efficaci, perché sono basate sui dati. Qual è il prossimo obiettivo? L'obiettivo più immediato è quello di una costruzione di una base spaziale cislunare, quindi in orbita intorno alla Luna. Il ritorno sulla superficie lunare, diciamo, fino a qualche giorno fa era previsto per la fine del decennio prossimo, 2028, adesso sembra che gli americani vogliano accelerare, e l'amministrazione americana ha dato questo obiettivo di far atterrare due astronauti come minimo, quindi minimo un uomo, minimo una donna sulla superficie lunare entro il 2024. In questo momento sono in corso i primi studi di fattibilità. Sono qui con Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio. In che modo la tecnologia e l'astrofisica hanno influenzato la nostra vita normale? Per andare sulla Luna l'uomo sviluppò i semiconduttori, cioè quei circuiti capaci di ridurre la dimensione di un computer a una scatola. Prima i computer erano grandi come stanze. Dunque oggi noi in un telefonino abbiamo una capacità di calcolo che è 100 volte quella del computer che portò l'uomo sulla Luna. Pazzesco. Ecco come ha cambiato il design, ha consentito molto di miniaturizzare tutto ciò di cui abbiamo bisogno e quindi renderlo molto più utile a tutti quanti. Quali altre scoperte del settore hanno modificato la nostra vita? Beh, certamente le esperienze che noi abbiamo fatto attraverso la Stazione Spaziale Internazionale orbitante intorno alla Terra ci hanno consentito di capire com'è la vita nella microgravità, cioè nell'assenza di gravità. E questo ha cambiato molte delle tecnologie che noi utilizziamo per tantissime applicazioni. Avio è un produttore di lanciatori, ossia di razzi, che sono in grado di portare satelliti nello spazio. Quindi esercita un'attività di trasporto in qualche modo per creare questa infrastruttura che dallo spazio è in grado di dare dei servizi a tutti noi che siamo qui sulla Terra. Come il missile che abbiamo alle nostre spalle. Esattamente, quello è l'ultimo nato dei nostri prodotti, si chiama Vega C, è un lanciatore di generazione avanzata particolarmente performante che è in grado di portare fino a 2,3 tonnellate di carico nello spazio, questo grazie all'impiego di tecnologie sempre più avanzate come le fibre di carbonio e a livelli di automazione di fabbrica che credo non siano mai stati raggiunti prima. Come le nuove tecnologie e la scoperta dello spazio stanno influenzando il design? Direi che influenzano in maniera significativa in varie aree. Una delle aree principali è quella dei materiali o anche di elettrodomestici, ad esempio tutto quello che riguarda la domotica o tutto quello che riguarda il controllo ambientale in termini di temperatura, umidità, comfort, luce. La Luna?
La Luna è un ambiente sicuramente molto sfidante perché è molto diverso dalla Terra. Se pensiamo a un architetto, a un designer sulla Luna, ha una quantità di opportunità infinite, perché ha da pensare sia a un ambiente strutturale, architettonico, esterno, ma all'interno ha da divertirsi, per cui lo spazio impara dalle tecnologie terrestri e le tecnologie terrestri imparano dallo spazio. Città straordinarie e piene di design, una natura incredibile, vette alpine bellissime, laghi smeraldo, luogo dove è nato Le Corbusier e Mario Botta. Dove stiamo andando? In Svizzera. In Svizzera il design è una cosa molto importante. Il design è omnipresente, comincia proprio col viaggio. Siamo qui a presentare il nuovo treno alta velocità, il Giruno, che sarà inaugurato questa primavera per fare il collegamento verso le città svizzere. Un treno modernissimo ad alta velocità che fa proprio avvicinare questo paese svizzera, che è già vicino, con l'alta velocità ancora maggiormente. Dunque già dal viaggio, poi si arriva nelle città svizzere che sono ricchissime di vari spunti di arte, nei musei che sono numerosissimi, ma anche l'arte all'aria aperta. Abbiamo a Zurigo più di 300 opere all'aria aperta proprio da scoprire, su dei tour e tanto altro sicuramente. Armando, quale destinazione ci consiglieresti se viaggiamo con la famiglia o se vogliamo fare un viaggio in giro per il design? Io inizierei forse con Zurigo, per essere in tema. Vedo che qui questi giorni parliamo di spazio, parliamo di questo tema con razzi e tanto altro. A Zurigo attualmente c'è una mostra dedicata proprio allo sbarco sulla Luna di 50 anni fa, al Kunsthaus, una mostra intitolata Fly Me to the Moon, che ripercorre un po' la storia a livello arte dal romanticismo ad oggi, con opere di ad esempio Andy Warhol. Rimane la capitale culturale del nostro paese, che è Basilea ricchissima di musei. Abbiamo a Losanna una nuovissima opera che si aprirà, che si chiama Platform 10, un nuovo concetto, proprio un distretto d'arte che si sta aprendo vicino alla stazione di Losanna, che sarà probabilmente uno dei poli museali più importanti d'Europa, se non mondiali. Vicinissimo qua da Milano, siamo a Lugano, anche lì per abbinare un fine settimana o non solo, per un viaggio piacevole, abbinando anche il museo con la vicinissima natura. Sono le varie possibilità anche di salire in vetta, di godersi i panorami, l'aria fresca e pura del nostro paese qui a pochi passi da Milano. Riciclo, riduzione delle spreche, materiale green, oggi l'ecosostenibilità diventa design. Parlando di ecosostenibilità, di fronte a un mondo in rame, per cui assolutamente eco-friendly, com'è cambiata la sensibilità dei consumatori, ma soprattutto mi interessa dei produttori? È stato un processo pazzesco, perché negli ultimi 4 anni effettivamente una consapevolezza aumentata nei consumatori, proprio nel mercato, soprattutto nella generazione tra i 15 e i 25 anni, per rinnovare e portare in azienda dei processi di innovazione tecnologica che li consentono in qualche modo di riallinearsi con le esigenze del mercato in termini di risparmio energetico, risparmio del consumo d'acqua, soprattutto anche risparmio di tutte le risorse naturali che fanno parte della preziosità del nostro pianeta, che oggi è al centro dell'attenzione del mercato. E come si crea consapevolezza nel consumatore per la salvaguardia del nostro pianeta? Sono vincenti oggi quelle strategie di branding che rendono il prodotto non più un prodotto fine a se stesso, ma un prodotto che trascende la sua funzionalità e lo rende un mezzo, un medium per raggiungere un purpose che fa parte proprio del manifesto dell'azienda, legato appunto delle tematiche di salvaguardia dell'ambiente, salvaguardia della società. Argomento delicato, l'ecosostenibilità. Quanto è importante che un artista la promuova? Beh, è importantissimo, iniziando secondo me a sensibilizzare le persone che ha intorno, quindi partendo dagli amici, dal proprio condominio, fino a espanderlo al proprio quartiere e ai propri fans, no? Pensa che quest'estate faremo un tour nelle spiagge, io non lancerò neanche i plettri, vedi che i plettri sono di plastica e io non li lancerò. E il design invece, com'è importante per te? Sono tutto il giorno a contatto con il mio strumento, che è il basso elettrico. Ho una discreta collezione, ma i due pezzi più belli devo dire che sono stati realizzati da due designers italiani, uno è Lorenzo Palmeri, l'altro è Fabio Novembre. Hanno fatto degli esperimenti sia nella forma che nell'uso dei materiali. Parlando di ecosostenibilità, a volte non ci rendiamo conto come gli accessori di uso quotidiano possono essere frutto di uno studio molto particolare, vero Matteo? Assolutamente sì, la vera sfida oggi è creare degli accessori moda che abbiano un contenuto
che vada fuori dall'ordinario, non più un discorso di fashion e fruibilità dell'articolo, ma che abbia anche un discorso etico. Ma di che accessori stiamo parlando? Stiamo parlando naturalmente di ombrelli. Da quest'anno abbiamo deciso di introdurre in largo anticipo rispetto alla normativa una nuova collezione di ombrelli PFC free, una collezione che strizza l'occhio all'ecologia, un tema molto, molto sentito oggi. Oltre a questo stiamo studiando per la prossima collezione una nuova linea che utilizzi materiali riciclati, perciò ombrelli con impugnature e asti in legno piuttosto che tessuti impermeabili fatti con tessuto appunto riciclato. L'innovazione è sempre un discorso difficile, ma il pubblico è pronto ad accoglierla? Assolutamente sì, sono convinto che oggi il pubblico più di prima è sempre più attento alle politiche di ecologia, perciò siamo convinti che sposando una politica che vada incontro ai gusti dei consumatori e incontro all'ambiente dove dobbiamo vivere, sicuramente sarà vincente. Ma voi che design utilizzate? Come potete vedere, disegni fluo, perciò ombrelli trasparenti che vanno bene per tutte le fasce d'età, non impegnano, e col colore fluo ti permette di essere sempre al centro dell'attenzione anche nelle giornate di pioggia. Ma chi è Perletti? Che esperienza avete? Perletti è un'azienda che è sul mercato da 40 anni, la signora Giovanna Perletti ogni anno crea nuove collezioni, nuovi stili, sempre secondo le tendenze, e ha portato colore nella moda e ha fatto diventare l'ombrello nero l'ombrello colorato, perciò un accessorio moda. Portiamo l'italianità nel mondo e ne siamo veramente soddisfatti. I mobili sono sempre più sartoriali, la moda è frutto di ricerca e progettazione. La moda sposa il design. Una delle protagoniste mondiali del design, Patricia Urchiola, che onore. Che cosa differenzia moda e design? Beh, sono due discipline comunque molto, molto diverse. Quel che comunque viviamo in un'epoca dove gli incroci, tutti questi momenti di incontro sono importanti e ci influenziamo sicuramente. Diciamo che la moda ha questo problema, secondo me, terribile, è difficilissimo di avere antenne come gli artisti e gestire quello che c'è di leggerissimo che passa nel momento, di coglierlo e dopodiché mantenere questa industria pesantissima che era dietro. Noi abbiamo, secondo me, queste temporalità sono un po' diverse, anche perché quando noi mettiamo un prodotto in produzione, diventa una serie in qualche modo, è nato per durare. Sì. Non toglie che in comune, secondo me, c'è questa, spero, per lavorare a un certo livello, la grande preoccupazione di capire l'evoluzione, l'involuzione della nostra società. In questo momento dove siamo così consapevoli, no? Di, sì, di un pianeta sofferente, ecco, nel quale ci centriamo noi. Avere quella umiltà, l'intelligenza, prendere quello che è. Potrebbe essere una limitazione, un failure, un fallimento, e giocarci questa parte come un elemento di progetto. Quali spunti il design offre oggi alla moda e alla gioielleria? La moda è fortemente influenzata dal design e la moda del gioiello non fa certamente eccezioni. Il design nel nostro settore vuol dire contaminazione, influenze che arrivano dal mondo dell'arte, della cultura, del cinema e dell'arredamento, e il Salone del Mobile ne è un'evidente testimonianza. Il design del gioiello è fortemente influenzato dall'adozione di software 3D presi in prestito dal mondo dell'architettura e dell'ingegneria. Il design nel nostro settore vuol dire incontro tra lavorazione artigianale, intesa come rispetto e conservazione dell'antica arte orafa, e l'utilizzo di nuove tecnologie. Design è anche studio di forme, materie, cromie, e lasciare che un prodotto sia l'incontro tra invenzione e stile, tra follia creativa ed arte. Boccadamo e le novità, Parigi. Ormai Boccadamo è un brand internazionale. Oltre i confini nazionali viene riconosciuta come un'azienda del fashion jewelry in grado di esportare un vero, genuino e sincero made in Italy. Abbiamo scelto Parigi perché è una città cosmopolita, intrisa di cultura e di influenze artistiche, ricca di suggestioni e romanticismo. Tutti questi elementi li possiamo trovare all'interno del design dei nostri gioielli, soprattutto quelli appartenenti alla collezione Primavera-Estate. Come si è evoluto il rapporto tra design e moda negli ultimi anni? Sicuramente la moda è diventata molto importante nel design, e molte aziende di moda lavorano sui progetti casa. E per quanto riguarda la mia,
sarà stata un'affinità con la decorazione, con i tessuti, con la materia, però i miei genitori hanno iniziato progetti casa dal 1974. Sì, da sempre. Per cui da sempre. Quasi tutte le maison hanno dei progetti casa, dei progetti d'arredo. Chi più design, chi più tessuto, chi più materie. Perché secondo te sempre più aziende? E poi soprattutto ultimamente dalla moda sono passate al design. Milano in questo momento è la settimana più viva, energetica, anche più viva del momento della moda, per cui hanno cominciato tutti a prestare le vetrine per dei progetti particolari a sostegno di designer più o meno affini o con vari tipi di progetti, per poi arrivare magari anche a fare dei progetti direttamente loro. Grafiche e palette accattivanti, colori e proporzioni impeccabili. Il beauty oggi prende spunto dal design. Parlando di bellezza, non possiamo che parlare di trucco e di make-up. Come il design influenza in questo settore? Beh, la bellezza è design, è funzionalità integrata alla capacità di evocare emozioni. Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella vita quotidiana di ognuno di noi e nelle decisioni, nell'aiutarci a valutare anche le situazioni e, perché no, a scegliere un prodotto di design. E quali sono le nuove tendenze? Ma, a livello di tendenze sicuramente ad oggi la tendenza più glam e intramontabile è il nude look, con neutri che si trasformano, si reinventano per un consumatore sempre più giovane, sempre più digital, che è sempre alla ricerca di prodotti innovativi e texture all'avanguardia. E che cos'è il nude look? Beh, il nude look lo vediamo sfilare sulle passerelle con le sue svariate sfaccettature, tono su tono, che spaziano dal rosa al mattone al caramello, puntando a valorizzare i lineamenti del viso e a renderlo in salute con un effetto make-up no make-up. Quali sono le novità per i giovani e nuovi consumatori? Beh, il consumatore è sempre più esigente e attento. Urban Decay cavalca il trend con Naked Reloaded, con una palette con 12 nuance opachi, satinati, glitterati, adatti e versatili per un qualsiasi utilizzo. Come fa un prodotto di bellezza a essere ecosostenibile, soprattutto nel packaging? Allora Mattia, ti racconterò una cosa. Il nostro fondatore Aaron Morse ha affermato nella Mission of Kills, che ha scritto proprio di suo pugno oltre 40 anni fa oramai, che un'azienda per esistere non solo deve pensare ovviamente al suo giusto profitto, ma soprattutto partecipare al benessere della comunità in cui vive. Pensa che sin dal 1851, quando Kills è stato fondato, era già talmente all'avanguardia che andava alla ricerca di materiali naturali, di ingredienti naturali che fossero sostenibili, che quindi provenissero da agricolture sostenibili, e soprattutto utilizzava già PEC in plastica riciclata. Dimmi un tuo segreto, come si fa a mantenere la pelle giovane e bella? La pelle deve essere innanzitutto sana e poi di conseguenza sarà giovane e bella, e ci sono delle regole d'oro, io le chiamo così, per mantenere la pelle sana e giovane a vita. Quelle cioè di innanzitutto pensare a una detersione, non ci pensiamo mai, ma lo step fondamentale per avere una pelle bella è averla pulita, quindi detergente e tonico tutte le mattine e tutte le sere. Proteggere la nostra pelle, proteggerla non solo dai raggi UVA e UVB, ma anche dall'inquinamento, noi che poi viviamo a Milano ne sappiamo qualcosa. Sì. Utilizzare una buona dose di antiossidanti e poi ovviamente cambiare, variare la routine a seconda delle stagioni. Ci vediamo tra poco. Lo scopo del design è quello di creare ambienti belli dove possiamo vivere bene e allegri, creare oggetti che ci fanno star bene, ma anche quello di semplificarci la vita, come per esempio risolvere dei problemi insormontabili, come ristrutturare la casa. F Design Week 2019, Paola Marella. A te le chiavi. Domani la seconda puntata, alle 14, sono curiosissima di vederla perché io ho visto poco, sai, mentre giravamo. Ed è un programma, finalmente sono solo conduttrice, ed è un game show, non so se hai visto la prima puntata, certo. Ecco, immagino, ed è molto emozionante perché in fin dei conti, sai, la casa è nel cuore degli italiani, insomma, non c'è niente da fare. E qui
poi puoi vincere una ristrutturazione. Beh. Abbiamo avuto anche dei momenti sinceramente molto di emozione, perché abbiamo avuto persone che in qualche modo non si aspettavano, e comunque quando hanno vinto, sai, comunque ti cambia. Certo. Che in questo faccio ristrutturare. Era felice quando riusciva a far vincere, cioè nel senso che era la gioia poter certo. far vincere. Purtroppo c'era un notaio rigorosissimo, quindi game show. È finita adesso la F Design Week e la Design Week. Che cosa ti è piaciuto? Anche perché credo che sia stata un'edizione super al femminile. Beh, assolutamente, è stata un'edizione finalmente, io direi, al femminile, con qualche accento maschile. Questo è il salone non solo al femminile ma del colore. Sì. Dove abbiamo visto colore, finalmente è il mio momento, perché sai che io sono un'anima pop. Anch'io. Proprio totalmente. Quindi quali sono le parole chiave di questa Design Week? Beh, direi donna, innanzitutto, colore e recupero. Direi che sono le tre parole. Sostenibilità. Abbiamo visto la prima puntata di A te le chiavi con Paola Marella, molto bello, complimenti. Abbiamo visto anche come è facile, tra virgolette, ristrutturare in tempi brevi. Sì, è stata una sfida molto motivante per noi, perché dovevamo riuscire a coniugare assieme i tempi di una ristrutturazione con ovviamente i tempi televisivi, senza però lasciar indietro la qualità e la contentezza del cliente. Quindi grazie alle nostre squadre di operai, agli architetti, alla produzione, siamo riusciti a unire tutto assieme per dare poi un risultato finale che è stato eccellente, come si può vedere dal programma. Ma quindi quello che vediamo del programma è realtà, cioè facile ristrutturare, rende veramente facile ristrutturare una casa? Assolutissimamente sì, infatti questo è il nostro core business ed è stata, diciamo, l'idea visionaria che è nata 5 anni fa. Siamo presenti in 50 sedi in tutta Italia con oltre 1000 professionisti affiliati che riescono, attraverso il chiavi in mano ma soprattutto le garanzie che questa società dà, a dare quello che promette, quindi dal sopralluogo fino alla consegna delle chiavi. Noi facciamo un sopralluogo e un preventivo totalmente gratuito e seguiamo il cliente passo passo, dalla scelta progettuale, dalla scelta delle finiture, degli arredi, quindi il cliente ha come unico interlocutore l'architetto che lo guiderà passo passo nella scelta migliore secondo le proprie esigenze e secondo quello che si era fissato, l'idea che aveva della sua ristrutturazione. Come posso mettere a posto un po' la casa cambiando alcune cose, tipo i tessuti? Ma guarda, sicuramente la scelta di tessuti oggi è enorme, perché noi abbiamo disegni a bizzeffe, abbiamo colori a bizzeffe, riusciamo a fare colori che resistono anche ai raggi del sole per poter stare all'esterno. Noi possiamo recuperare tessuti d'arredo, sia di rivestimenti mobili, sia di mobili, sia di tende da sole e da arredi interni. Abbiamo brevettato e studiato un processo che ci consente poi di ricavare ancora del filo che poi utilizziamo per fare ancora tessuto, per fare tappeti, per tessuti per cucineria, tessuti per utilizzi esterni. Ecco, parlando però di tessuti, l'ecosostenibilità quanto è importante? Sempre più importante. Noi siamo presenti al Salone di Milano in questi giorni e devo dire che dopo 3 giorni di esposizione la sensibilità che si sente, che si percepisce, è veramente altissima. Tutti questi visitatori si fermano perché vedono nella possibilità di poter utilizzare e riutilizzare un tessuto una cosa per il futuro, una cosa che garantisce a questo mondo di poter lavorare sull'economia circolare, sui valori poi della sostenibilità. Pentole e utensili intelligenti, materiali e accessori che fanno venire l'acquolina in bocca. Oggi il design diventa goloso. Quanto è importante il design anche in cucina? La mia filosofia estetica è naturalmente rispettare quello che sono le stagioni, il clima, il microclima che ho, e di riflesso poi tutto quello che è la stagione si riflette nel piatto, appunto, con quello che sono i colori, quello che sono la bellezza e la naturalità, per cui poca lavorazione del prodotto e poi è quel disordine controllato che deve essere bello perché è naturale. Per cui per nutrire bene, per poter far sì che il cuoco sia soddisfatto, è bene che lavori su quello che è quel design, quello che chiamiamo design o food design, in maniera molto naturale. Piero, quanto è importante il design anche in cucina? Beh, intanto dipende da chi cucina e da chi mangia. Il design è fondamentale, perché se tu pensi che ogni volta che tu assembli il cibo
dimenticati la parte tecnologica, ma semplicemente assemblando il cibo di fatto disegni qualcosa. Certo. Fai un passo indietro, quando cominci a fare un prototipo di cibo, lavori esattamente come un designer, quindi fai delle prove, lo cambi, lo riassembli e diventa un piatto. Se fai un ulteriore passo indietro, il design è tutta quella roba che ti sta intorno, quindi i luoghi dove lavori, come lavori, con che strumenti lavori. Senza design non ci sarebbe cucina. La cucina è il regno del gusto, però anche l'occhio vuole la sua parte, giusto? Ma oggi più che mai l'occhio vuole la sua parte. Considera che ad oggi la mise en place è diventata quasi un must, per cui il fatto di preparare queste tavole non più con quell'input di galateo di una volta, adesso ci si sbizzarrisce, si porta del nostro in tavola, per cui trovi queste tavole con degli elementi che magari non sono propriamente da tavola, ma vengono delle mise en place molto belle, per cui occhio. E l'impiattamento, sì. Sempre più poniamo attenzione agli ingredienti, a come cuciniamo i metodi, ma come lo presentiamo il piatto. Abbiamo queste mise en place che sono dei quadri, quasi dei capolavori, degli elementi di design. Come sono cambiati i gusti dei consumatori? Sono cambiati parecchio negli ultimi anni, considera che è un momento di convivialità il momento del cucinare, non è più un dovere, è proprio una grande passione in questo momento. Ecco perché qui poi il design diventa importante, perché gli oggetti li hai a vista. Certo. Per cui scegli anche dei materiali che ti piacciono perché li mostri, li fai vedere, li condividi con gli altri. E noi in questo in effetti siamo abbastanza leader, abbiamo dei designer interni, anche quest'anno abbiamo vinto 4 German Awards, per cui insomma... Sempre considerando che il nostro è un design funzionale, considera che per noi è molto importante che l'oggetto poi sia facile da usare e di facile manutenzione. Abbiamo toccato la vista, l'occhio, abbiamo toccato il gusto, ma so che anche nell'olfatto siete forti. Eh sì, direi che siamo usciti un po' dalla cucina proprio per questo concetto di open space, per cui la cucina non è più solo quell'ambiente lì, è diventata un po' tutta la casa, un momento in cui ci si passa del tempo e si condivide. Ecco perché abbiamo deciso di inserire una nuova linea di profumazione d'ambiente. Che ti permette anche di intervenire sulla mise en place di cui parlavamo prima, sì. Per cui abbiamo queste candele molto belle con questi profumi naturali, biologici, che tu puoi tranquillamente accendere in tavola, non danno fastidio, non creano alcun tipo di problema e danno quel tocco di colore alla tavola. E poi anche i profumatori con delle fragranze molto diverse a seconda poi da scegliere in base anche alla stagione, perché più agrumate, più fresche per l'estate, certo. E la primavera, un po' più intense, più speziate quando vai verso l'inverno, diciamo. Chiaro che è molto importante anche seguire la stagione, poi il gusto secondo me personale deve vincere poi su tutto. Non solo incontri, meeting, presentazioni, nuovi prodotti. In realtà la settimana del design è una grande festa, una festa aperta a tutti. Vi lascio con le immagini dei parti più belli e con l'anticipazione della prossima puntata di Like, tutto ciò che piace. La prossima settimana su Like, nuove tendenze del design a quattro ruote. Innovazione tecnologica e lifestyle per la casa.